Ben ritrovati, 25esima puntata stagionale di speciale Lega Pro Girone B, una puntata nel corso della quale il Venezia capolista, impegnato nel derby del Logano contro il Padova, ha la possibilità di compiere un ulteriore passo in avanti verso l'aritmetica promozione in Serie B, approfittando del clamoroso KO interno del Parma contro l'Ancona fanalino di coda, una partita di cui approfondiremo i principali temi andando anche ad ascoltare il durissimo sfogo nel post partita di capitan Alessandro Lucarelli. Poi ci sarà comunque anche spazio per le situazioni delle altre formazioni protagoniste della zona playoff come il Pordenone, la Reggiana e anche il Gubbio. Infatti proprio di Gubbio parleremo in collegamento telefonico con il nostro corrispondente dalla città umbra, Francesco Caparrucci di cronacaeugubina.it. Nella seconda parte della nostra trasmissione, consueto focus sulle squadre in lotta per evitare la retrocessione, e un secondo collegamento telefonico, quello con il capitano della Maceratese Alberto Quadri, una Maceratese che invece la salvezza l'ha già conquistata e adesso addirittura si proietta verso l'obiettivo playoff nonostante un'incertissima situazione societaria. Parleremo di tutto questo con Tommaso Rocca, il nostro super esperto del girone B, in studio con noi One Man Show questa sera. Ciao Tommaso. Ciao Alessandro. Direi meglio soli che male accompagnati. Assolutamente. Andiamo subito dunque a vedere il quadro completo in grafica dei risultati maturati nell'ambito del 34esimo turno, un turno che si è interamente giocato nella giornata di ieri, ad eccezione dei due posticipi in corso in questo lunedì sera tra Albino Leffe, San Benedettese, Padova Venezia, il risultato del derby veneto. Lo potete vedere in grafica, in sovraimpressione. Per il resto eccoli lì i risultati con i 3-2 di Pordenone, Maceratese, Gubbio e danni di Fano, Forlì e Manto. Va bene il Modena di fronte al pubblico amico contro il Sant'Arcangelo per 1-0, stesso risultato con cui Reggiana e Sudtirol hanno espugnato i campi di Teramo e Lumezzane, 3-0 della Feralpi Salò contro il Bassano, mentre l'Ancona, il risultato più clamoroso del fine settimana, è riuscito a battere per 2-0 il Parma al Tardini. Andiamo dunque a vedere come si è mossa la classifica con il Parma che rimane inchiodato a quota 66, dunque il Venezia ha la possibilità di allungare ulteriormente in vetta alla classifica. Il Padova viene momentaneamente raggiunto a quota 62 punti dal Pordenone, apertissima come sempre la lotta per il decimo posto, l'ultimo utile per i playoff, al momento conteso da Sant'Arcangelo e Maceratese a quota 44 punti, sempre più giù il Bassano che non sa più vincere, 42, e grande bagarre anche per quanto concerne la lotta per evitare i playout con 5 squadre nel giro di soli 3 punti, tra i 34 e i 31, Mantova, Teramo, Forlì, Lumezzane e Fano, accorcia l'Ancona nei confronti dei Granata, portandosi a quota 27 punti. E proprio grazie alla vittoria dell'Ancona sul campo del Parma, Tommaso, possiamo dire che il Venezia questa sera può giocare a Padova con la mente sgombra, senza grosse pressioni di classifica. Sì, d'altra parte sono già un paio di settimane che sono le inseguitrici a inciampare e il Venezia ha la possibilità di giocare con un po' più di tranquillità, anche se c'è da dire che secondo me, conoscendo un attimo Inzaghi e conoscendo un attimo la sua mentalità, difficilmente nello spogliatoio del Venezia si respirerà già aria di gioia e di giubilo, perché è sempre un allenatore concentrato e attivo sull'obiettivo che la squadra deve raggiungere. Certo è che ormai il Venezia praticamente ha più possibilità di vincere che di quelle che ogni settimana, nella settimana precedente, si aveva. Quindi direi che ormai manca poco e complimenti al Venezia, e vedremo questa sera se farà un passo ulteriore verso la vittoria del campionato o se dovrà attendere qualche settimana in più per festeggiare. Dovesse vincere il Venezia questa sera a Padova, mancherebbe un solo punto per la promozione aritmetica, dunque ormai è veramente questione di poche settimane. Per quanto riguarda invece il Padova, Tommaso, qui si è aperto un insperato spiraglio per il secondo posto, proprio a discapito del Parma. Sì, davamo per scontata la vittoria del Parma contro l'ultima in classifica all'Ancona, invece il calcio ci sorprende ogni volta. E quindi bene per il Padova, perché comunque può concentrarsi sull'obiettivo, e il Venezia ormai è troppo lontano e l'obiettivo sarà il secondo posto, che permetterà magari di saltare un turno di playoff che, considerando la formula che quest'anno avrà la post season, non sarà un male saltare una partita e avanzare di un turno. E allora apriamo la nostra analisi sul 34esimo turno proprio con il clamoroso KO interno del Parma contro l'Ancona fanalino di coda. Andiamo a vedere il servizio che abbiamo preparato, perché questo è davvero un risultato incredibile, è proprio il caso di dirlo. Incredible.
La parola incredibile, non solo nel calcio ma nello sport in generale, è un termine tra i più abusati. Incredibile di qua, incredibile di là, c'è chi ne ha fatto addirittura il proprio marchio di fabbrica. Rato incredibile! Rato incredibile! In quest'ottica spesso capita venga così definito ciò che in realtà incredibile non è. Discorso diverso però per quanto concerne il risultato maturato ieri pomeriggio al Tardini di Parma, dove i padroni di casa di Mister D'Aversa si sono dovuti inchinare per 2-0 all'Ancona fanalino di coda. Un punteggio che ha del clamoroso, con tutta probabilità il più impronosticabile dell'intera stagione, in questo girone B sempre ricco di sorprese e di emozioni nuove. A testimoniarlo chi di pronostici se ne intende, ovvero i bookmakers. Alla vigilia della gara l'eventuale exploit dorico in terra emiliana era infatti quotato in media 11 volte la posta, giocando 10 euro se ne sarebbero vinti 110. D'altra parte i 42 punti di distanza in classifica parlavano chiaro, così come gli antitetici momenti vissuti dalle due squadre nelle scorse settimane. Parma reduce da 3 successi consecutivi contro Gubbio, Maceratese e Padova, Ancona invece capace di portare a casa un solo punto nelle precedenti 12 partite. E che dire delle due società? Da un lato una superpotenza economica in grado di spendere 300.000 euro per lo stipendio annuale di un solo giocatore. Dall'altro un sodalizio alla canna del gas, tanto che i marchigiani sono stati costretti ad affrontare la trasferta del Tardini in giornata, viaggiando per 8 ore complessive a bordo di un pullman a causa dell'assenza di fondi per il pernottamento in albergo. Chissà se questo prestigioso acuto esterno consentirà agli uomini di De Patre di riaprire la corsa salvezza, ma intanto Frediani e Del Sante hanno definitivamente chiuso quella per il primo posto, griffando un'impresa che pareva impossibile. E allora Tommaso, impresa davvero che sembrava impossibile, come diceva il servizio? Sì, il più classico dei Davide contro Golia, e come spesso accade nel calcio succede l'imponderabile. Abbiamo visto una gara probabilmente che il Parma ha sottovalutato, ma non tanto dal punto di vista del gioco, perché comunque ha creato le sue occasioni, ha avuto diverse occasioni, specialmente nel primo tempo, per andare in vantaggio. E dopodiché è successo che l'Ancona ha trovato la rete del vantaggio, si è difesa bene, tutto sommato, e evidentemente la differenza di motivazioni, la differenza di grinta messa in campo ha fatto la differenza, permettendo alla squadra marchigiana di trovare anche il 2-0 nel finale e appunto di firmare un'impresa che difficilmente penso fosse pronosticabile prima della gara. E già il mese scorso il Parma aveva perso in casa contro il Fano, però quella era stata una partita abbastanza diversa da quella di ieri. Lo spirito, il carattere del Parma era diverso. Sì, contro il Fano sembrava un'altra squadra, sembrava un po' più grintosa, aveva avuto addirittura probabilmente ancora più occasioni di quelle che ha avuto ieri contro l'Ancona, e solo per una serie di episodi sfortunati non aveva trovato il vantaggio, essendo punita su calcio di rigore nell'unica occasione che in realtà il Fano aveva avuto. E c'è da dire che probabilmente il turnover che però ha attuato D'Aversa, perché comunque qualche giocatore è rimasto fuori, ora non so se Munari avesse qualche problema fisico perché era uscito anche durante la gara di Padova prima del tempo, e stessa cosa per Nocciolini che non era titolare nei primi dall'inizio insomma, e probabilmente anche questi piccoli cambi di formazione non hanno permesso alla squadra di giocare su quelle che erano magari delle piccole certezze che stava trovando il Parma di D'Aversa, e questo si è visto durante la gara e si è visto specialmente nell'atteggiamento di alcuni giocatori. Però questi cambi di formazione non possono essere certo un alibi per un Parma che ha affrontato un Ancona che era davvero allo sbando più totale. Poi voglio dire, le riserve del Parma non sono giocatori arrivati l'altro ieri in questa categoria, o comunque sono giocatori insomma di valore. No, tra l'altro se pensiamo alla società, quello che sta succedendo alla società dorica, come ben detto nel servizio, insomma, sono partiti da Ancona alla mattina per arrivare a giocare alle 16.30 al Tardini, in uno stadio dove probabilmente non c'erano tifosi dell'Ancona, ma solo gli abbonati del Parma. Altrimenti gli avrebbero offerto un passaggio magari i giocatori, facendo un po' una piccola battuta. Sì, probabilmente sì. Insomma, una società che non si può permettere di pagare una notte in albergo ai propri giocatori, che non vedranno gli stipendi da chissà quanti mesi, e che si trovano a giocare in casa di una squadra che comunque era in forma perché arrivava da delle partite non facili, vinte abbastanza in scioltezza, perché abbiamo ancora negli occhi la prestazione di Padova all'Euganeo, nel quale aveva veramente dominato la gara
e accelerando nei momenti importanti della, della partita e portandosi a casa meritatamente i tre punti nonostante qualche assillo nel finale. Però insomma diciamo che una volta in più, quando diciamo che il pallone è rotondo, che nel calcio tutto può succedere finché la matematica o l'arbitro non fischia, veramente una volta di più vediamo che è una conferma di quello che tutti dicono e quello che tutti pensano, insomma. E come abbiamo detto in apertura, durissime le parole nel post partita del capitano crociato Alessandro Lucarelli. Andiamo a sentire il suo sfogo nel servizio. Io sono venuto qua e parlo io, ma è come se dietro di me ci fossero 25 giocatori che compongono la rosa del Parma. Però quando si fa queste figure di merda sarebbe giusto che tutti i 25 componenti della rosa fossero qua. C'è poco da dire, oggi siamo stati ridicoli. Abbiamo offeso la nostra società, che non ci fa mancare niente, abbiamo offeso i nostri tifosi, che pagano per venire a vedere queste partite, e forse ancora non abbiamo capito tutti bene che obbligo abbiamo quando scendiamo in campo con questa maglia, perché le partite si possono perdere, si è perso col Fano, ma completamente diverso, abbiamo fatto 15 male gol, oggi non ci sono veramente scusanti, ci prendiamo a pieno le responsabilità, ci mancherebbe altro. Io prima della partita alla squadra gli avevo detto, avevo messo in guardia, avevo detto ragazzi io vado a rifarmi le condizioni dell'Ancona, ho battuto la Juventus, perché le motivazioni valgono più degli stipendi. Forse il messaggio non è stato recepito bene e questa è una responsabilità mia. Io non sto neanche a parlare della partita perché non ha senso. Abbiamo, come posso dire, distrutto un castello che ci siamo costruiti nell'ultimo mese a son di prestazioni positive, che ci stava dando sicurezza, ci stava dando fiducia, e oggi abbiamo rovinato tutto, perché quando vai in campo con presunzione, quando pensi che basti giocare a marce ridotte per poter portare a casa il risultato, questi poi sono i risultati. Ma Tommaso, non ci è andato giù un po' troppo duro Lucarelli? Ha detto abbiamo vanificato quanto costruito in precedenza, però anche se il Padova dovesse vincere questa sera contro il Venezia, il Parma rimarrebbe al secondo posto. Sì, ma probabilmente lui parla della mentalità, la mentalità di una squadra, specialmente quando nei play-off, perché ormai il Parma sarà necessariamente costretto a passare per i play-off per la promozione, dove non puoi sbagliare, nei play-off non puoi sbagliare, non puoi permetterti di giocare queste partite da squadra molle, da squadra non convinta delle proprie potenzialità. E probabilmente lui cerca di tenere alta appunto la concentrazione da questo punto di vista. Ok, oggi abbiamo sbagliato, ha detto, adesso però non abbiamo più scusanti, non abbiamo più nessuna partita da poter diciamo giocare in questa maniera. Allo stesso tempo è anche vero che probabilmente cambiando tanto sia quest'estate sia a gennaio, comunque non è neanche facile trovare dei leader all'interno dello spogliatoio che siano sempre gli stessi per tutti i giocatori, e quindi comunque dal leader qual è Lucarelli, che ormai ha 10 anni che gioca a Parma, si è preso le proprie responsabilità e ha sentito il bisogno di strigliare la squadra. E l'Ancona invece con questa vittoria si è portata a meno 4 dal Fano, dunque a meno 4 dalla zona play-out. Ancora irrecuperabile secondo te Tommaso la situazione, oppure anche in questo caso si è riaperta qualche possibilità? Guarda, è difficilissimo in questo momento fare delle previsioni, io e non solo io, una settimana fa la davamo per morta e sepolta, già diciamo già di preparare le carte per iscriversi al prossimo campionato di Serie D. E dopodiché vai al Tardini e vinci 2-0 in quella maniera, insomma ormai penso che possa veramente capitare di tutto, anche se il Parma probabilmente era uno degli avversari più agevoli da affrontare per l'Ancona a livello di convinzione che poi i Ducali hanno impiegato sul terreno di gioco ben poca. Sì, giocare al Tardini non hai bisogno di cercare le motivazioni perché vengono assolutamente da sole, questo è vero. Allo stesso tempo bisognerà vedere se questa vittoria riuscirà a ricaricare le pile dei giocatori e a dargli la possibilità di confermare questa prestazione, perché se dovesse confermare questo livello di intensità e questa grinta vista in campo domenica, sicuramente potrà recuperare qualche altro punto. Dietro ci sono parecchie squadre lì, non sono pochi da recuperare i punti verso i play-out, però allo stesso tempo la strada è quella giusta se l'Ancona vuole cercare di salvarsi.
E alle spalle del Parma, ex equo con il Padova in attesa del risultato di questa sera dei biancoscudati, troviamo a quota 62 punti il Pordenone che si è imposto per 3-2 contro il Fano. Tommaso, questa è una classica vittoria del Pordenone che crea molto, segna molto, però concede anche un po' troppo. Beh, a detta di tutti il Pordenone è la squadra che gioca meglio, lo è sempre stato probabilmente per tutto il girone, e addirittura c'era chi per lunghi tratti della stagione l'ha paragonata un po' al Napoli in Serie A, no? Quelle squadre che giocano bene, segnano tanto e alle volte prediligono quasi più il gioco che la concretezza del risultato e appunto subiscono un po' troppe reti per poi risultare delle squadre per avanzare la propria candidatura decisa ai primissimi posti della classifica. E questo è una piccola pecca che anche nei playoff potrebbe essere risultare decisiva, perché sarà sì Pordenone una squadra difficilissima da affrontare per chiunque, ma è anche vero che se in un doppio confronto subisci troppe reti magari in casa, dopo dai al tuo avversario la possibilità di eliminarti con risultati magari striminziti ma molto più solidi rispetto magari a un 3-2 fuori casa che potrebbe nascere da una gara del Pordenone. Certo è che rimane comunque una mina vagante alla luce della qualità del suo gioco. Sì, assolutamente, ha dei giocatori, che un tridente che non ha nulla da invidiare ai migliori attacchi del girone, perché Berrettoni l'abbiamo visto, Arma lo conosciamo, e Veleno, Cattaneo, sappiamo anche lui che le qualità che ha, sono magari un po' discontinui, a parte Berrettoni, però se imbeccano la partita giusta, il Pordenone può veramente giocarselo con chiunque. E sabato andrà in scena al Botteghe allo scontro diretto con il Padova, una partita che potrà dire molto sui piazzamenti finali delle due squadre. Sì, all'andata ci siamo divertiti, è stato un 4-3 veramente entusiasmante, nel quale appunto il Pordenone, diciamo, prima ha accelerato, è andato sul 4-1, poi si è un po' specchiato magari nelle proprie qualità, e il Padova per poco non pareggiava la partita. E vedremo che partita sarà il Bottecchia, molto secondo me dipenderà dal risultato del Padova di questa sera, e anche se allo stesso tempo probabilmente arrivare terzi o quarti a questo punto cambia relativamente, nel senso che sì, vai a affrontare in teoria una squadra un po' che è arrivata un po' in più indietro in classifica, ma forse non è poi così una cosa determinante, quindi sì, è una partita penso più per cercare le motivazioni giuste in vista dei playoff e trovare ancora più fiducia in se stessi più che per il piazzamento finale in sé. E alle spalle del Pordenone troviamo la Reggiana, che ha consolidato il proprio quinto posto con un utilissimo 1-0 sul difficile campo del Teramo. Ci voleva questa vittoria, la Reggiana non vinceva da febbraio e dunque aumenta la consapevolezza nei propri mezzi anche per gli uomini di Menichini. Sì, è un po' la vittoria da mangiarsi le mani, perché comunque ottenuta, diciamo la verità, non al termine di una gara entusiasmante da parte della squadra della Reggiana, perché tutto sommato il Teramo stava portando a casa un punto e era assolutamente meritato a mio parere. E la Reggiana dal suo punto di vista ha avuto diverse problematiche quest'anno, che sono nate principalmente dal punto di vista della trasferta. In trasferta ha sempre faticato, ha sempre fatto non bene come in casa, e ha subito diverse reti e non ha mai trovato quella fiducia che le ha permesso di andare su diversi campi del girone a poter imporre il proprio gioco. E in casa ha sempre fatto bene, è una delle migliori formazioni per quanto riguarda l'andamento tra le mura amiche, però non è bastato quello che ha fatto, non è bastato ai propri tifosi, specialmente per le aspettative che si erano create in estate, perché ricordiamo che la Reggiana ha speso molto e soprattutto aveva creato una squadra che tutti si aspettavano potesse lottare per il vertice fino alla fine, così non è stato. E insomma a Reggio dovranno fare dei calcoli per la prossima stagione, perché anche lì non sembra che le acque siano calmissime dal punto di vista economico dopo questo piccolo fallimento, perché alla fine a mio parere si può considerare un fallimento quello della Reggiana. Assolutamente, una delle maggiori delusioni di questo campionato. Però andiamo ad ascoltare al contrario la soddisfazione del tecnico Emiliano Menichini per la vittoria ottenuta sul campo del Teramo. Vediamo le sue dichiarazioni nel contributo. Abbiamo chiuso tutti i varchi, abbiamo concesso pochi tiri in porta da parte loro, però c'era sempre il rischio che qualche palla sporca potesse diventare letale per noi. Tutte le volte che c'è stata la possibilità di ripartire, di fare il nostro gioco, abbiamo cercato di farlo. Il campo non aiuta
nessuno delle due squadre, perché insomma rimbalza molto male, però diciamo che abbiamo avuto carattere, grinta, determinazione, insomma questa è la Reggiana che voglio. Una squadra che lotti fino all'ultimo momento, fino a che l'arbitro non decreta la fine della gara. Direi che tutta la squadra, sia quelli che sono subentrati, sia quelli che sono partiti, hanno fatto un'ottima partita, sotto il profilo fisico, sotto il profilo dell'intensità, della voglia di vincere. Abbiamo avuto nel secondo tempo anche qualche occasione per raddoppiare, due palle di Ringhelli, insomma. Ma direi che questa squadra oggi, sotto il profilo del carattere, del temperamento, della voglia di vincere fino alla fine, di non subire l'avversario, mi è piaciuta moltissimo. Questo deve essere lo spirito che ci deve animare sempre, qualunque partita, sia in casa che fuori. Dicevi tu, Tommaso, la Reggiana probabilmente rappresenta una delle più grosse delusioni di questo girone B di Lega Pro. Non sempre i tasselli si incastrano nel migliore dei modi. Quali sono state per te le principali cause di questo scarso rendimento in questa stagione da parte degli emiliani? Ma sai, quando cambi tanto ci sono diverse problematiche che possono incidere su quella che è una stagione così lunga come era quella di quest'anno in Lega Pro, e forse anche affidarsi a un allenatore alla prima esperienza tra i professionisti in una squadra così importante non è stata magari la scelta più corretta da parte della società. E c'erano tanti giocatori di qualità, ma forse mancavano quei due o tre leader, per magari uno per reparto, che sapessero trascinare il gruppo e trascinare la squadra. Ci sono stati anche diversi infortuni, perché non va dimenticato, perché avere fuori uno come Cesarini per praticamente metà stagione non ha sicuramente aiutato. Anche Marchi, solo ultimamente lo vediamo spesso in formazione, ma ha passato non un buon periodo, specialmente a cavallo dell'inverno. E cosa vuoi? Dopo i nodi vengono al pettine e probabilmente la Reggiana ha avuto più difficoltà di quelle che ci si potesse aspettare. E nonostante tutto, occhio, perché è nei playoff e io non vorrei mai trovarmela come avversaria, perché ripetiamo, ha le qualità per dare fastidio a qualsiasi formazione. Reggiana che, come dicevamo prima della partita del Bonolis, non vinceva da febbraio, e a chi si chiedeva il motivo di un tale calo di rendimento, della fine dell'effetto Menichini sulla panchina granata, è notizia di venerdì scorso un certo ritardo del pagamento degli stipendi per i giocatori e per i dirigenti della società, una situazione abbastanza inimmaginabile date le importanti capacità economiche del patron Mike Piazza. Non è questa l'unica situazione del genere nel girone B, dunque andiamo a fare il punto nel servizio che abbiamo preparato. Non è tutto oro quel che luccica, nemmeno se il tuo nuovo presidente può vantare un patrimonio personale da 150 milioni di dollari. È la Lega Pro, signori, ingenti spese e misere entrate, e chissà poi se i sacrifici economici troveranno riscontro sul campo. Se ne stanno rendendo conto in questi giorni in casa reggiana, dove è notizia di venerdì scorso il ritardo dei pagamenti degli stipendi di gennaio e febbraio per calciatori e dirigenti. Circa 1 milione di euro la cifra arretrata, tempo fino al 18 aprile per non incorrere in penalizzazioni in classifica. Pagheremo nei tempi dovuti, assicura la società, i bonifici sono in arrivo. Con tutta probabilità sarà così, nessun esagerato allarmismo, ma ciò che è certo è che al momento le casse del glorioso club emiliano non godono di buona salute. Insomma, anche i ricchi piangono, tanto che il patron Mike Piazza viene già segnalato alla ricerca di nuovi investitori per affiancarlo alla guida del dispendioso giocattolo granata. Ecco dunque fornita una possibile spiegazione a chi si chiedeva i motivi del repentino esaurirsi dell'effetto Menichini a partire da inizio marzo. Chi invece, nonostante le difficoltà economiche, sta continuando a viaggiare su ottimi ritmi è la maceratese di mister Federico Giunti. Due binari davvero opposti, quelli di squadra e dirigenza. Da un lato una formazione che, incamerata alla salvezza, può addirittura sognare i playoff. Dall'altro una situazione ormai da due mesi nel caos più totale. Questo perché il patron Filippo Spalletta, dopo aver a suo dire scoperto esosi debiti occultati dalla precedente gestione, ha scelto di chiudere
chiudere drasticamente i cordoni della borsa, incaricando i suoi legali di rintracciare nuovi acquirenti per la società. Svariati gli interessamenti delle ultime settimane, ma ad oggi non è in piedi nessuna trattativa concreta. E così, a illustrare i possibili scenari futuri del sodalizio biancorosso, ci ha pensato direttamente Gabriele Gravina, il presidente della Lega Pro. Se non si pagano stipendi e creditori, c'è il rischio della terza categoria. Situazione se possibile ancora più critica 50 km più a nord ad Ancona, dove addirittura una proprietà si fa fatica a individuarla. Della cordata che a ottobre aveva rilevato la società dorica infatti non è rimasto più nessuno. Serie B entro 3 anni avevano dichiarato Riccardo Leone, Ugo Mastropietro, Fabiano Ranieri e Gianfranco D'Angelo, tutti spariti nel nulla. Se a questo aggiungiamo gli arresti del futuro presidente Fabrizio Giglio per stalking e del consulente esterno Ercole Di Nicola per coinvolgimento nel calcio scommesse, ecco che il principale riferimento dirigenziale è ad oggi il contestatissimo David Miani, già a capo della società fino al passato ottobre. Stando così le cose, l'ultimo mese di campionato si profila un vero e proprio calvario. Oltre agli stipendi non elargiti, si pensi che la scorsa settimana è stata a rischio rinvio fino all'ultimo minuto la gara interna contro il Teramo. A fronte dei mancati pagamenti, infatti, al Del Conero erano addirittura state staccate le utenze dell'acqua e della corrente elettrica. L'imminente retrocessione per gli uomini di De Patre è davvero l'ultimo dei problemi. Tommaso, non è mai bello commentare certe situazioni, specialmente se critiche come quelle di Maceratese e Ancona. Sì, ma d'altra parte è qualche anno che la Lega Pro miete vittime senza risparmiare diverse società. E fino alla Serie B sappiamo di contratti televisivi che sono probabilmente il principale introito per le società, e sappiamo che la Lega Pro non ha questa fortuna, diciamo, ecco, così mi viene da chiamarla. Quest'anno è nata l'anno scorso, e quest'anno si è diventata a pagamento quella piattaforma che è Sporttube, che fa vedere le gare della Lega Pro in streaming, ma sicuramente non può raggiungere dei costi e delle possibilità che possano mantenere una società di calcio. Quindi le trasferte, gli stipendi e tutto quello che ci va dietro non sono sicuramente una cosa che può continuare in questa maniera. La Lega Pro è un bagno di sangue, è una categoria dalla quale le squadre ci arrivano e ci devono stare il meno possibile per cercare di sopravvivere, più che vivere, per cercare di raggiungere dei risultati positivi. Allo stesso tempo quello che possiamo dire è che c'è la possibilità comunque, attraverso investimenti mirati, attraverso un contenimento dei costi, di fare comunque dei buoni campionati e di accontentarsi, diciamo, un po', anche se non è sempre facile, specialmente in piazze importanti dove i tifosi reclamano e chiedono alla società investimenti e risultati spesso non arrivano. In questa ottica abbastanza incomprensibile l'allargamento del campionato a 60 squadre, già ne saltavano tante prima, adesso ancora di più. Sì, diciamo che da un certo punto di vista può anche starci come discorso, perché alla fine se il presidente Gravina ha la possibilità di dare alle squadre delle rassicurazioni dal punto di vista economico, che vuol dire contenere le spese e cercare di trovare una soluzione. Ora si sta parlando anche di diminuire gli over, quindi di cercare di contenere ancora di più gli stipendi e creare magari un campionato, non dico ecosostenibile, autosostenibile, ma comunque che riesca a non vedere in perdita ogni anno tutte le società che non riescono a guadagnare la promozione o eventualmente i playoff, perché veramente di questo passo spariranno dalle 5 alle 10 società ogni stagione. E passando al nostro consueto approfondimento sulla lotta per non retrocedere, nelle zone calde della classifica hanno vinto solamente il Südtirol e il Modena di Eziolino Capuano. Andiamo proprio a sentire le parole del tecnico campano dei Canarini al termine del successo contro il Sant'Arcangelo nel servizio. Vediamo. Io invece ho visto il solito Modena, che anche oggi ha concretizzato, penso, il 30%, vogliamo dire, di quello che abbiamo creato. Io ho visto la mia solita squadra, compatta, aggressiva. È normale che quando hai tempo per lavorare c'è una crescita
di tattica individuale, di tattica di reparto, di tattica collettiva. Io ho visto una grandissima squadra contro una squadra che, se non vado errato, nelle ultime quattro partite aveva fatto 10 punti. L'unico pareggio era stato a Venezia e vinceva fino a 10 minuti dalla fine con un calcio di rigore stato raggiunto. Una squadra che non ha mai tirato in porta. Noi abbiamo creato un vero simile, sempre palleggiando, cambiando struttura, prendendo di tra le linee, e penso che ancora una volta abbiamo preparato la partita in maniera perfetta. Penso che bisogna soltanto fare gli applausi a questi ragazzi. E noi, oltre che abbiamo lottato, penso che abbiamo giocato anche un buon calcio. Ne veniamo da un momento buono, mi sembra che nelle ultime quattro partite abbiamo fatto 8 punti, quindi stiamo portando una media promozione, nemmeno una media playoff. Il look di Eziolino Capuano, Tommaso, evidentemente c'era sole in sala stampa. Beh, ormai penso che abbia un personaggio da mantenere e ogni piccolo dettaglio è curato in funzione di questa sua questo mantenimento di, appunto, essere non uno dei tanti, ma essere il personaggio in ogni stadio dove va. È stato così d'altra parte anche nelle ultime settimane. Certo è che sta facendo bene del Modena, perché possiamo dirlo, noi lo dicevamo da un po' di tempo, che era una squadra che molto probabilmente non meritava di stare dove stava, e Capuano pian piano la sta tirando fuori dalla lotta retrocessione. E proprio di questa lotta a retrocessione torneremo a parlare tra qualche minuto, perché adesso ci concentriamo invece sulla situazione di una squadra che ormai la salvezza, come detto in apertura, l'ha già incamerata e ora si proietta all'obiettivo dei play-off, e lo facciamo con il capitano della Maceratese, Alberto Quadri, che ringraziamo per la disponibilità. Ciao Alberto. Buonasera a tutti e grazie a voi. Allora, innanzitutto complimenti per la doppietta, importante vittoria per voi sul campo del Forlì, seconda doppietta stagionale, tra l'altro sei arrivato in doppia cifra, 10 gol, 8 su rigore, 2 su calcio di punizione, insomma una ottima stagione da parte tua. Sì, sì, devo dire che non mi era mai capitato di segnare così tanti gol, sono contento, insomma sono contento perché comunque è stata e continua a essere una stagione molto travagliata di fuori del campo per noi, ma dentro il campo abbiamo disputato sicuramente fino adesso un torneo di sopra delle aspettative, quindi di questo siamo contenti e orgogliosi. E oltre alla soddisfazione personale c'è anche quella di squadra, una vittoria, come dicevamo, davvero davvero importante per voi, per ormai archiviare definitivamente il pensiero dei play-out. Sì, beh, diciamo che abbiamo messo una grossa pietra sul nostro obiettivo, anche se probabilmente saremo penalizzati ancora in classifica, la distanza adesso è abbastanza tranquilla dalla quintultima, quindi abbiamo la possibilità in queste quattro partite di magari fare un pensierino sopra per vedere cosa succede sopra e magari inserirci nella bagarre per i playoff, che sarebbe un'ulteriore soddisfazione in questa annata. E per quanto riguarda la partita di ieri, cosa ci dici a livello tecnico? Una partita sudata che alla fine avete portato a casa. Ma sì, sapevamo che era una partita comunque tesa e difficile. È stata così soprattutto nei primi minuti, perché comunque la posta in palio era alta e quindi nessuna delle due squadre voleva concedere il fianco all'avversario. Eravamo stati bravi a sbloccarla inizialmente, però poi Forlì è riuscito a reagire. Poi c'è stato un episodio sul secondo rigore che ci ha un po' aperto la strada nel secondo tempo. Abbiamo giocato forse meglio del Forlì, siamo riusciti a venire fuori e alla fine abbiamo legittimato il risultato con il 3-1 di Turchetta. Abbiamo preso gol insomma alla fine della partita, però insomma la partita era già il risultato era già archiviato, quindi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Il Forlì è ancora una squadra viva e penso che darà del filo da torcere a tutti da qua in avanti, e noi siamo contentissimi per aver portato a casa i 3 punti. Comunque è un vero applauso per voi, perché non era assolutamente scontato continuare a rendere su questi livelli vista la situazione societaria che al momento c'è attorno a voi. Com'è che riuscite a isolarvi? È una grande prova di professionalità questa. Sì, beh, questo è un grande gruppo, insomma, è fatto da ragazzi straordinari che da capitano ringrazio tutti i giorni per quello che fanno, perché essere senza stipendio da 6 mesi, insomma, non è una cosa facile da gestire, soprattutto per ragazzi che magari sono i primi anni che fanno il calcio a livello professionistico e quindi non è che hanno alle spalle
altre annate dove magari hanno messo da parte dei soldini, insomma. Quindi noi più grandi stiamo cercando di aiutarli e fargli capire che comunque dal campo, grazie al campo, possono almeno avere togliersi delle soddisfazioni e avere un'opportunità per gli anni a venire, insomma. Mollare magari sarebbe stata la cosa più facile, ma magari sarebbe stato deleterio per le loro carriere. Quindi abbiamo deciso di continuare tutti insieme, di andare avanti, guidati da un grande allenatore come Federico Giunti, che ci ha dato una grande mano. E niente, tutti insieme ci stiamo togliendo una bellissima soddisfazione. Personalmente, tu nelle prossime settimane cosa ti aspetti, sia per quanto riguarda la Maceratese squadra, sia per quanto riguarda la Maceratese società, da capitano? Ma guarda, sul fatto societario spero che chi ha portato la Maceratese a questo punto, cioè vicino al fallimento, si metta una mano sulla coscienza e lasci il passo delle persone che sembrano esserci dietro, pronte ad intervenire. Per quanto riguarda la squadra, niente, che magari con un po' più di, cioè con un po' di leggerezza, ora perché l'obiettivo primario è stato raggiunto, possiamo andare comunque su qualsiasi campo e dar fastidio, cercare di raggiungere un sogno, che sarebbe quello di fare i playoff, che nessuno si sarebbe mai aspettato, soprattutto in questa situazione, ma che sarebbe veramente un premio incredibile per questi ragazzi, per questa squadra. Perfetto Alberto, noi ti ringraziamo, un grosso in bocca al lupo per il proseguo della vostra stagione, ancora complimenti, in bocca al lupo per tutto, grazie. Grazie, crepi il lupo, buonasera, buona continuazione. Vale. Torniamo alla nostra analisi invece sulle squadre che sono ancora invischiate nella lotta per evitare i play-out. Stavamo parlando del Modena, Tommaso, è un Modena che sembra ormai avviato anch'esso verso la salvezza. Sì, dovrebbe farcela il Modena, ma francamente, come dicevo prima, non mi stupisce, perché la qualità della rosa è unita alla compattezza che ha dato Capuano in queste ultime settimane, ma praticamente dal suo arrivo, sono un buon viatico per evitare appunto i play-out e salvarsi direttamente. Io pensavo che anche il Mantova potesse tirarsi fuori più velocemente da questa lotta, invece sarà ancora invischiato e penso lo sarà fino all'ultima giornata. E nonostante anche il Mantova, io reputi ancora un gradino superiore rispetto alle società, alle altre quattro squadre che dovranno inevitabilmente passare per i play-out per salvarsi. Quindi dal Sud Tirol invece mi aspettavo un campionato diverso, ma come allo stesso tempo ho visto è riuscito a tirarsi fuori un attimo da questa situazione, e la vittoria di ieri è un ottimo tassello per continuare a sperare nella salvezza diretta. E a questo punto le quattro squadre che in questo momento sono nella fascia play-out, ovvero Fano, Teramo, Lumezzane e Forlì, che davamo come più accreditate a giocarsi la salvezza, penso possono essere loro a dover passare per i play-out, anche se, come dicevamo prima, nulla è scontato e nessuno è salvo fino a che la matematica non dirà il contrario. L'hai citato il Sud Tirol, pesante successo sul campo del Lumezzane, passo in avanti in classifica, 38 punti, ormai anche in questo caso Sud Tirol avviato verso la salvezza. Sì, anche se ora non ricordo i calendari di tutte le formazioni, ma ci saranno diversi scontri diretti e anche degli scontri guardando magari chi vuole raggiungere i play-off. Quindi non diamo per scontato ancora nulla, dal Sud Tirol fino al Fano sono ancora tutte in gioco, a mio parere. E certo è che avere 7 punti di vantaggio rispetto alla penultima è un buon vantaggio a questo punto del campionato, anche se, come ti dicevo prima, il Sud Tirol secondo me ha tutte le qualità e la tranquillità dell'ambiente soprattutto, che può permettere di riuscire a salvarsi senza passare dai play-out. E nel Sud Tirol un momento di grande forma lo sta vivendo il giovane bomber Ettore Gliozzi, seconda settimana a segno, è un giocatore molto molto importante che probabilmente in futuro vedremo in categorie superiori. Sì, Gliozzi è decisamente un giocatore che non è il primo anno che riesce a segnare diverse reti, forse è un po' discontinuo, però d'altra parte, come hai ben detto tu, la giovane età è ancora dalla sua parte e probabilmente se riuscisse ad affinare
appunto la continuità sotto porta potrebbe diventare un attaccante come minimo da squadra, da titolo della Lega Pro, e chissà, magari un domani potrebbe anche calcare i campi magari della Serie B. È un ottimo centravanti, è un centravanti veloce, di fisico e anche abbastanza tecnico, quindi le qualità non gli mancano. Completo, sì. Le qualità non gli mancano, riuscisse da finale sarebbe veramente un ottimo attaccante, e secondo me vedrai che già l'anno prossimo qualche squadra che vuole puntare al titolo, secondo me, potrebbe farci un pensierino. Sicuramente. Andiamo ora a vedere, siamo addirittura d'arrivo con la trasmissione odierna, la grafica relativa ai top del 34esimo turno. Abbiamo posizionato in vetta al podio Frediani, dunque abbiamo premiato l'exploit dell'Ancona al Tardini di Parma, autore del primo gol, vera spina nel fianco della retroguardia ducale. Al secondo posto l'abbiamo appena sentito in collegamento telefonico Quadri, doppietta decisiva nel successo della maceratese contro il Forlì. In terza posizione invece Berrettoni, anche di Berrettoni Tommaso ne abbiamo parlato, sono bei giocatori. Sì, beh, Berrettoni ci stupisce sempre di più. Mi ricordo l'anno scorso quando arrivò a Pordenone a gennaio, era stato accolto, diciamo, da un po' di scetticismo, invece ha dimostrato che quanto si diceva di lui in gioventù, perché in gioventù mi ricordo era uno tra i più accreditati, specialmente nelle nazionali minori, poi si è un po' perso, ma veramente è sempre stato un giocatore di una tecnica superiore. E nonostante l'età comunque sta dimostrando anche una buona forma fisica, molto potente anche. Sì, a livello muscolare. Beh, è sempre stato un giocatore baricentro basso, tecnico, sì, e molto, molto anche capace nel tiro da fuori, quindi è una vera spina nel fianco per le difese avversarie. Se in più lo mettiamo a confronto, o meglio insieme ad Arma e a Veleno Cattaneo dall'altra parte, ricordiamo come il Pordenone sia praticamente tra le squadre più offensive e che segna di più in questo campionato, e trovarlo ai playoff non sarà facile per nessuno. Andiamo ora a vedere l'ultima grafica con il prossimo turno che si disputerà nella giornata di sabato, perché domenica ovviamente è Pasqua. Eccolo qui, 35esimo turno, Modena San Benedettese, Ancona Feralpi Salò, Lumezzane Albino Leffe, Sant'Arcangelo Mantova, Sud Tirol Maceratese, Teramo Forlì, Venezia Fano, Bassano Parma, Pordenone Padova, Reggiana Gubbio. Tommaso, quale partita ti ispira di più? Diciamo che il Venezia dovrebbe avere vita facile in casa contro il Fano, Bassano Parma potrebbe riservare qualche sorpresa. Guarda, secondo me dipenderà moltissimo dal Padova-Venezia di questa sera, di come finirà, perché ovviamente potrà dare motivazioni diverse alle formazioni in vista del prossimo turno. Il Fano sarà agguerritissimo perché vorrà cercare punti per la salvezza, e ricordiamo cosa ha fatto al Tardini, quindi anche il Venezia non potrà stare tranquillo. Vedremo se il Bassano riuscirà quantomeno a contenere questa crisi che sta attraversando in questo periodo, e dopo direi che Pordenone Padova è sicuramente la partita più interessante da vedere. E vediamo anche un interessantissimo Teramo Forlì per la lotta per non retrocedere, esatto, scontro diretto, ma è bello questo campionato di Lega Pro, tante squadre coinvolte per i vari obiettivi, e quindi anche ogni settimana si hanno degli scontri diretti sia in alto che in basso in classifica. Sì, sì, non ci siamo mai annoiati, non c'è mai stata nessuna giornata cosiddetta di transizione, ma tutte le giornate presentavano qualche gara decisiva per qualche obiettivo, e credo e spero sia così fino alla fine. Sì, abbiamo sempre avuto tanta carne al fuoco di cui parlare nelle nostre trasmissioni. A proposito di trasmissioni, vi diamo appuntamento non a lunedì prossimo, ma tra due settimane, a lunedì 24. Prima però salutiamo Tommaso Rocca, che ci ha tenuto compagnia questa sera in studio. Grazie mille Tommaso. Grazie Alessandro, e tanti auguri di buona Pasqua, perché non ci vedremo prima. Esattamente, mi aggrego anch'io agli auguri di buona Pasqua ai nostri telespettatori, anche da parte della redazione di Caffè TV24. Arrivederci.